Max Me, Max Go, e dopo possiamo continuare in eterno. E quindi alla fine vedremo che è stato fatto un sondaggio e in base a questo sondaggio ho deciso quali app portarvi in questa giornata da prevedere. La prima innanzitutto che troviamo è Vespucci. Vespucci è un'applicazione Android ed è in assoluto l'applicazione più completa che noi possiamo usare sullo smartphone per editare il database. È un editor avanzato, è molto simile all'editor che possiamo trovare su desktop, ad esempio ID oppure JOSM, ed è quello che ci consente una maggiore libertà di editing. Qui ad esempio in queste due schermate vedete bisogna entrarci un attimo e capire come funziona, non è proprio immediato, però una volta che si capisce come riuscire ad editare, insomma, diventa un po' più agile la cosa. Praticamente si seleziona l'area che si vuole mappare, si scaricano i dati e una volta scaricati noi con dei semplici tap possiamo andare a modificare gli oggetti presenti oppure ad aggiungersi oggetti nuovi. Le potenzialità, insomma, le cose buone che troviamo su Vespucci è la possibilità di fare il download di preset da JOSM, che sono delle mascherine che ci vengono ad aiutare per editare certi elementi, insomma, di mappa. Si può lavorare offline una volta che si è scaricata l'area di nostro interesse e possiamo fare il download di task, che sono i compiti che gli altri OSMER hanno segnalato in mappa, che sono dei punti irrisolti che bisogna che qualcuno li risolve, ma bisogna cercare delle soluzioni. Ecco, questo ad esempio è se noi le mascherine di cui vi parlavo, che ci guidano un po' nel percorso e ci consentono di mappare con una certa agilità. E torno un attimo indietro per capire. Per farvi vedere, mostrarvi lì in basso nella schermata che voi vedete a destra, vediamo un 42 che è diciamo la funzione per aggiungere i numeri civici. Possiamo aggiungere i bug, quindi segnalare i punti risolti, possiamo aggiungere i nomi degli oggetti che mancano e possiamo pure aggiungere proprio i punti di interesse che noi vogliamo inserire. La seconda app di cui vi parlo oggi è Street Complete, è un'app di editing completamente diversa da Vespucci, perché mentre Vespucci è per utenti avanzati che sanno già un po' muoversi in ambiente OpenStreetMap, Street Complete in realtà è per tutti. È facile, immediata, ha un editing guidato e ci offre diversi tipi di compiti. Noi apriamo Street Complete, ci troviamo la nostra zona, dobbiamo avere la connessione, scarichiamo i compiti che ci sono nei dintorni a dove siamo oppure della zona che abbiamo selezionato e cliccando, tappando sopra il singolo compito si apre una finestra che si chiede ad esempio che tipo di pavimentazione alla strada è in questo punto oppure non soltanto è legato alla viabilità nel senso stretto, quindi al grafo stradale, ma è disponibile anche tutto il resto che si relaziona con la viabilità, come ad esempio i semafori, i passi di zebra e l'accessibilità delle strade. E, tra questi compiti appunto ci sono alcuni a scopo sociale che riguardano l'accessibilità per ad esempio chi è in sedia a rotelle. Street Complete veramente può essere usato da chiunque, è un modo facile e veloce di editare su OpenStreetMap ed è molto utile perché appunto con una velocità incredibile possiamo aggiungere veramente molti dati alla mappa, però purtroppo ha un editing limitato, nel senso che non possiamo andare a modificare la mappa e a modificare, diciamo, ad inserire nuovi punti nella mappa, però possiamo aggiungere informazioni. Ti chiede la connessione, quindi in ambienti remoti come può essere il distanza, non è semplice da utilizzare se non facendo un lavoro prima di uscire sul campo e appunto non si possono aggiungere elementi nuovi. Tra Vespucci e Street Complete troviamo Osmand, che vedete qua
come app di routing, però ha delle buone potenzialità anche per quanto riguarda l'editing in mappa. E ha un editing intuitivo, noi apriamo l'app, abilitiamo le modifiche a OpenStreetMap e basta fare un tap su una zona, un tap un pochino più lungo su una zona, che ci si apre la finestra delle azioni, possiamo decidere cosa vogliamo fare. Con Augment noi possiamo aggiungere i punti di interesse, quindi non so, ad esempio vediamo, vogliamo inserire un museo, tappiamo sulla mappa, si apre la finestra, crea punto di interesse, creiamo il nostro punto di interesse, inseriamo le informazioni con una mascherina, anche questa molto intuitiva, e quindi niente, dopo possiamo fare l'upload diretto da Apple, che è sinceramente una cosa molto, molto comoda, perché segnarsi i punti, dover tornare a casa, dopo dover editare da casa, insomma, richiede tanti passaggi, ho 5 minuti, non ce la fare mai. Va bene, vado avanti, quindi Augment, questo è un altro esempio, ad esempio per segnare i punti risolti, le note di OpenStreetMap. Invece per quanto riguarda il routing, appunti della navigazione che utilizzano OpenStreetMap, le principali app di routing sono sempre Augment e MapsMe. Quindi diciamo di Augment che ci è utile per l'editing, però ci è molto utile anche per la navigazione. Ci sono numerosi plugin, come ad esempio Augment Parking, che vi dice dove avete lasciato la macchina e se per caso il parcheggio fosse a pagamento, vi dice anche, vi dice anche tra quanto scade il tempo e quando dovete tornare in macchina. E ha la funzione dell'accessibilità, ha una finestra per le azioni veloci, quindi non dobbiamo andare a cercare le features che ci interessano. Ha la possibilità di calcolare la safety route per i ciclisti, escludendo alcuni tipi di strade. Possiamo lasciare note audio-video, consente l'import e l'export di JPX e per chi ad esempio guida camion consente di stabilire limiti di altezza, peso e velocità lungo le strade. E MapsMe per contro ci dà l'info del traffico su alcune zone, ci dà informazioni sul trasporto pubblico in alcune città, non in tutte, ci consente un download di mappe limitato, perché ad esempio Augment possiamo fare il download di 7 mappe, però chiaramente possiamo cancellarne alcune e inserirne di nuove. E ha un profilo altimetrico subito visibile, che mentre il MapsMe è subito visibile, in Augment bisogna fare due puntate in più, diciamo. E la visualizzazione è un po' più leggera e leggermente più veloce rispetto a Augment. Qua abbiamo un confronto delle caratteristiche, scelta di percorso veloce meno consumo, su Augment c'è, su MapsMe no, evita pesaggi c'è, su Augment e su MapsMe no. L'ho cercato molto su MapsMe perché mi sembrava una cosa veramente utile e invece non c'è. Trasporto pubblico, note audio, insomma quelle cose che abbiamo detto lì. E in base chiaramente alle nostre esigenze vedremo quale delle due usare. Social Impact, quindi le app che hanno effetti rilevanti a livello sociale e umanitario. Queste app sono forse quelle meno conosciute, sono quelle meno conosciute, però sono veramente molto molto utili. Allora abbiamo MapsWipe. MapsWipe consente di segnalare su mappa villaggi in zone dove c'è una cartografia lacunosa, pensate in alcuni paesi dell'Africa oppure in Asia centrale, dove ci mancano informazioni, le ONG vanno ad attuare i loro progetti in quei posti, hanno bisogno di sapere dove si trovano i villaggi, dove si trova la popolazione per consegnare, non so, ad esempio in questo caso del chat, i medicinali. Noi segnaliamo in app dove si trovano i villaggi e dove insomma dopo l'ONG potrà andare ad agire. E Wheelmap invece è un'app che utilizzeremo forse anche domani, sabato, durante la mappatura dell'accessibilità. Serve appunto per segnare i percorsi accessibili, le zone accessibili in sedia a rotelle. Vedete, ci sono alcuni punti grigi, noi segnaliamo nei punti grigi se quel luogo è completamente accessibile in sede a rotelle, se è particolare parzialmente o se non lo è per niente. A supporto di queste app
Abbiamo Mapillary che ci serve come supporto per le app di editing e come supporto per le app sociali. E è veramente molto semplice da usare, la installate e uscite sul campo attivando il capture. Voi prendete le immagini di quello che vi sta attorno, ad esempio io lì ero andata a fare un giro su un sentiero domenica e ho registrato tutto il sentiero, dopo viene caricato e le immagini vengono caricate direttamente dall'app sul sito, e dove noi dopo possiamo andare a cercare le immagini, e da quelle immagini noi possiamo guardare quelle immagini per editare in mappa su OpenStreetMap. Molto importante, non possiamo ad esempio usare le immagini di Street View, mentre quelle di Mapillary le possiamo utilizzare. E per fare questa ricerca abbiamo chiesto alla community le preferenze. Gli app per l'editing di Osmer utilizzano soprattutto Vespucci, 50%, però penso che sia perché hanno risposto Osmer che veramente sono avanzati e insomma chi ha risposto sapeva bene usare le app di OpenStreetMap. In secondo luogo Osmend, dopo altro Street Complete, Osmond Contributor, mentre per l'app di routing Osmend batte con il 78%, MapsMe 3%, altro come ad esempio Magic Earth, che invece ci consente di calcolare più percorsi e vedere le percorsi alternativi che le altre due app non ci lasciano vedere. E invece per quanto riguarda le app di Social Impact, come vi dicevo, sono poco conosciute / poco usate. Ad esempio vedete che il 40% degli Osmer hanno detto che non si utilizzano nessuna, mentre Willmap e Mapswipe sono quelle più utilizzate, e spero che in futuro ne vengano sviluppate di nuove perché sono molto utili. E per quanto riguarda l'app preferita troviamo Osmer, il 50%, chiaramente perché ci consente di fare editing e ci consente di usare anche per il routing, quindi è un'app abbastanza completa. E dopodiché le spucci e si complica. Sono stata brava, ho finito le mie.